Signore e signori, ben ritrovati con la mia carriera da F1 Manager 2022. Abbiamo appena terminato la nostra seconda stagione. Infatti, se per caso vi siete persi l'ultimo episodio, vi consiglio di andarvelo a recuperare perché ciò che vedremo adesso sarà la conseguenza di ciò che è accaduto nell'ultimo episodio. Quindi ve lo lascio qui sopra, clic e andate a vedere che cosa è successo nell'ultimo Gran Premio stagionale. Prima di proseguire, però, vi chiedo un enorme piacere perché ho visto che oltre il 70% di coloro che guardano i miei video non è iscritto al canale. So che per voi magari può sembrare una cosa da poco, ma per me la vostra iscrizione vuol dire davvero davvero tanto. Quindi vi chiedo di cliccare su iscriviti se avete voglia, anche sulla campanella, in modo tale da non perdervi nessuno dei prossimi video in uscita. Nello scorso episodio abbiamo appunto terminato la stagione che ci ha visto vincere il titolo costruttori alla nostra seconda stagione, quindi sicuramente un grandissimo risultato, ma che ci ha visto anche andare bene con entrambi i piloti nella classifica piloti, dove Alonso per assurdo era l'unico che poteva ancora giocarsi il mondiale nell'ultima gara, forse una strategia sfortunata, scelta sbagliata da parte mia, ma anche una safety car nel momento sbagliato ha un po' complicato le cose, tanto che Gasly con il suo podio finale ha superato Alonso e si è portato poi alla fine secondo nella classifica. Siamo a fine novembre, adesso dovremo un po' sciogliere le riserve su chi saranno i piloti per la prossima stagione, perché con Gasly e Alonso, chi ha seguito gli episodi precedenti probabilmente lo ricorderà, abbiamo tentato di proporgli un rinnovo, ma hanno iniziato a chiedere delle cifre decisamente importanti. Ora io mi aspetto che dalla prossima stagione avremo anche più soldi, visti i risultati ottenuti. Abbiamo messo da parte un bel gruzzoletto che vedete lì in basso a destra, quasi 26 milioni di dollari, ma contate che con Gasly nell'ultima proposta noi gliene avevamo offerti 13 milioni e mezzo contro gli 8,4 che lui prendeva fino a questo momento qua. Quindi stiamo parlando che ci stiamo avvicinando quasi al doppio di ingaggio rispetto a quello che prendeva, e sono molto dubbioso anche perché lo stesso Alonso vuole più soldi, quindi inizieremo a spendere quasi 30 milioni a stagione di ingaggio per i piloti e questo secondo me potrebbe un po' rallentare lo sviluppo della macchina perché è fondamentale andare a potenziare ancora le strutture in modo tale da avere un'auto decisamente prestazionale fin dall'inizio che ci consenta di ottenere quello che è l'obiettivo rimasto, ovvero vincere la classifica piloti, perché appena ciò accadrà io vi proporrò una nuova carriera, visto che è uscita la mod 1991. Sì, ci sono delle cose che non sono purtroppo state cambiate, però è molto molto bellina dal mio punto di vista e quindi vorrei farmi una carriera con quella. Ma l'obiettivo primario è quello di conquistare prima il campionato piloti. Quindi adesso dovrò valutare chi tenere tra Gasly e Alonso e poi sceglieremo quale sarà il secondo pilota, perché nella prossima stagione voglio puntare forte su un pilota e non trovarmi con due che per carità ci hanno fatto vincere il campionato costruttori, ma che avere due piloti comunque molto livellati ha anche, diciamo, portato dei problemi. Gasly ha una pazienza bassa, quindi praticamente gli possiamo fare soltanto una proposta. Alonso sicuramente si è dimostrato ottimo pilota, ma è un po' vecchiotto. A Gasly io avevo proposto 3 stagioni, che tra l'altro in realtà una viene considerata questa, quindi sarebbero 2 anni. Proviamo ad alzargli lo stipendio di nuovo, glielo portiamo a 14 milioni, che comunque sono tanti soldi, e proviamo ad offrirgli il contratto. No, addirittura non gli va bene, ne vuole molti di più di 14 milioni. Probabilmente il secondo posto nella classifica costruttori gli ha dato, e della classifica piloti gli ha dato un po' alla testa. Adesso ovviamente non ha più pazienza. A questo punto andiamo dal nostro amico Fernando. Alonso, che di soldi ne prendeva 7 di milioni, aveva rifiutato l'ultima offerta a 10. Proviamo a offrirgli 11, gli offriamo un contratto solo per una stagione, quindi la prossima, perché appunto l'età è quello che è, lui ovviamente non cresce, e vediamo se accetta. A questo punto qua glielo proponiamo come pilota numero 1. E a questo punto qua saluteremo Gasly, visto che
fra 4 giorni gli scade il contratto, non vuole rinnovare, o meglio, vuole tanti soldi. Proviamo a fare questa cosa che magari per qualcuno può sembrare un azzardo. No, non gli va bene né la lunghezza né lo stipendio. Ah, anche lui non vuole più ritrattare e quindi fra 4 giorni entrambi i piloti ci faranno ciao ciao con le mani. Oh, ci sono accorti che abbiamo vinto il campionato costruttori con tipo 3 settimane di ritardo e ci arriva questa bella notifica. Congratulations! Revisione di fine stagione, l'obiettivo era il 4º posto nella classifica costruttori che tra l'altro avevamo già raggiunto nella scorsa stagione, siamo arrivati i primi, dovevamo raggiungere il podio nel 25% delle gare, cioè 6, e l'abbiamo fatto su 16. La valutazione della squadra, guardate, aumenta tantissimo perché passiamo da 5,75 a 7,25 e quindi soprattutto purtroppo i piloti, che per quello che vogliono più soldi, sono aumentati di valutazione. E ci danno bene un bonus di 1,5 milioni, che sono proprio tutti quei soldi che ti cambiano una stagione. Durante il corso della stagione avevamo votato ad un cambio regolamentare vista la nostra posizione in quel momento là, ovvero che i primi 4 team in classifica costruttori avrebbero preso più soldi. Noi siamo tra l'altro arrivati primi, quindi dal posto di 92 prendiamo 95 milioni, quindi dei bei soldini. Questa è una cosa ovviamente positiva che va a premiare un po' le squadre più forti, ma essendo noi ormai tra i top team era conveniente per noi votare ciò, era passata e quindi questo va bene. È stato però invece diminuita, vedete, l'incidenza delle varie, diciamo così, apporto delle modifiche tecniche, per capirci. Abbiamo terminato anche la ricerca per quanto riguarda la lettura anteriore dell'auto della prossima stagione. A questo punto potremmo andare a ricercare, ma bisogna vedere se ce la facciamo entro fine mese, il sottoscocca. E fare anche qui un altro upgrade prima della prossima stagione, vediamo un pochino. No, infatti vedete, questo periodo non abbiamo tempo sufficiente per farlo, quindi annulliamo e rimarremo così, quindi tutti i progetti che sono ancora in corso andranno ad esaurirsi. Poi ovviamente dal 1° gennaio inizieremo già a pensare agli aggiornamenti dell'auto, sperando che già di partenza avremo un'auto molto più competitiva rispetto alla scorsa stagione, anche se poi abbiamo ottenuto dei risultati sicuramente molto buoni. Come dicevo prima, avendo anche dei soldi, preferisco andarli ad investire per migliorare quelle che sono, diciamo così, la fabbrica. Quindi in questo caso il simulatore di sospensione, che vedete è quello che ho un po' più indietro rispetto agli altri. Ci costa tra l'altro 10 milioni, ma io andrei ad aggiornarlo, bisogna portare un po' su tutto quanto, poi ovviamente porteremo su magari sia Galleria del Vento che il simulatore CFD, in modo tale da sfruttare poi la bontà degli aggiornamenti ed ovviamente dei progetti di ricerca per le eventuali future stagioni. Quindi diamo l'ok, investiamo questi 10 milioni. Completata anche la ricerca per le sospensioni, ma come detto prima non possiamo avviarne altri fino al termine della stagione. Anche le pance laterali sono pronte per la prossima stagione, in realtà credo che anche di questo fosse il secondo progetto, quindi abbiamo terminato tutti i progetti che rimanevano e a inizio della stagione vedremo un po' a che livello siamo rispetto agli altri. Dobbiamo ristrutturare il simulatore di gara, perché poi uno dei problemi tra virgolette del gioco, ma in realtà ci sta, è che quando tu vai a sviluppare le varie strutture, dopo circa una stagione, ho notato, tendono a perdere di efficacia. Quindi tu hai due possibilità: ristrutturare e riportarla, diciamo, allo stato precedente, oppure andare direttamente di upgrade. In questo caso qua andiamo e ristrutturiamo il simulatore, anche perché comunque solo la ristrutturazione sono quasi 5 milioni. Vedete, anche il lab squadra ha bisogno di essere migliorato, potremmo spendere 6 milioni e mezzo per aggiornarlo, ma onestamente non mi pare il caso, quindi preferisco andare di ristrutturazione, investiamo questo 1,5 milioni e a posto così, anche perché vedete che la cifra che prima era di 30 milioni adesso è meno della metà. Si sono liberati i due posti, vedete, dei nostri due piloti, quindi adesso dovremmo andare a risolvere questo problema per quanto riguarda le nostre due guide della prossima stagione. Senza contratto ci sono alcuni piloti un po' interessanti. Il primo, che però dubito che voglia venire da noi, è questo. Ah,
vuole venire da noi. Il signor Luigi Hamilton sarebbe interessato a trattare con noi. Quando l'avevamo visionato, fatto visionare dagli scouting, in realtà non ne voleva sapere, ma perché probabilmente la nostra posizione in classifica non era così interessante, quindi corriamo a proporre un contratto a Luigino. Ora, quanti soldi potrebbe volere il signor Hamilton? Intanto gli offriamo almeno 2 stagioni. Allora, provo a offrire questo contratto per prima guida, 2 stagioni, 10 milioni di euro a stagione con un bonus iniziale di 1, bonus piazzamento 500.000 euro, ma all'ottenimento almeno della terza posizione. Vediamo cosa ci dice. Ok, vuole un contratto più lungo e più soldi. Allora, quindi 3 stagioni. Ma minchia, sono tantine, Luigino. Proviamo a fare uno step successivo e offrire 11,5. Vediamo cosa ci dice. Ah, 3 stagioni sono poche. Quella madonna, quanto ti devo fare, fratello, di contratto? Cioè, 4 stagioni che mi viene in mente la pizza. Ok, adesso ho fame. Stipendio 13 milioni, vediamo cosa dice. Ah, sono un po' pirla. Lui in realtà non vuole 4 stagioni, ne vuole una. Ok, ho capito dov'è l'inghippo. Però vuole comunque più soldi. Siamo 14. Che perché mi sa che è l'ultima offerta che gli possiamo fare. Dai, giochiamoci il tutto per tutto. So che sono un botto di soldi, ma stiamo parlando di Luigino Hamilton. 15 milioni a stagione per una stagione. Vediamo cosa dice. Ah, contratto rifiutato, niente, vuole molti più soldi, però figa, ragazzo mio, hai rotto le palline, però, Niente, no, no, mi sa che non riusciamo più a fargli offerte, perché vedo pazienza bassa, ma secondo me non me la farà fare. Ci giochiamo il tutto per tutto, 17 milioni, a stagione. Poi ovviamente il secondo pilota prendiamo quello di riserva, perché non abbiamo più soldi. No, niente, anche 17 milioni sono pochi. Continua però a essere disposto a trattare, sto maledetto. Pazienza bassa, ma ce l'hai ancora, Maledetto. Facciamo la follia. È una follia, ragazzi, Però... Dai, almeno ci divertiamo. No, comunque... Minchia, ragazzo mio. Oh, niente. Continua ad aver pazienza, Ma io non posso... Quanti soldi ti devo dare, Luigino? Porco cazzo. Quanti soldi vuole? No, anche perché non ci sono altri piloti. Cioè, il problema è un po' anche quello, Poi adesso andiamo a vedere dopo questa offerta qua, che è l'ultima. 23 milioni a stagione. No. 23 milioni sono tanti, ragazzi. Allora... Di piloti liberi ci sono, oltre ad Hamilton, Bottas, Alonso, Gasly e Ricciardo. E poi si scende un po' giù su Piastri, Tsunoda col cavolo che lo ripiglio. Allora, cioè, effettivamente anche Bottas non sarebbe male. Potremmo prendere anche Bottas, anche magari vuole meno soldi. Proviamo a vedere per curiosità Bottas quanti soldi vuole, che comunque ha una valutazione generale di 87. Gli proponiamo sempre auto 1, 2 stagioni, stipendio 8,2 di partenza, bonus iniziale, bonus piazzamento come prima a Luigino. Vediamo. Allora, vuole più soldi, ok. Potremmo allora salire a 10 milioni, che era un po' l'offerta che gli volevo fare all'inizio, mentre proviamo a partire un po' più bassi. Vediamo un po' cosa dice. No, ancora troppo bassi. Ma non fai prima, dimmi quanti cazzo di soldi vuoi. Ecco, magari ecco nel gioco una potrebbero cambiarla sta cosa qui, Uno evita di passare qua mezza giornata. 11,5, via. No, niente. Proviamo con 13. Nemmeno 13. Proviamo l'ultima, però l'ultima per Bottas a 15 milioni, perché sul gioco forse è forte, nella realtà avrei qualcosa da ridire, vediamo un po'.
E niente, e che cacchio però. Ah, gelatino Bottas. E a questo punto qua proviamo a giocarci il tutto per tutto su Hamilton. 25 milioni che io non so neanche se ce li ho, ragazzi, sti soldi qua da dargli, ve lo dico molto sinceramente, ma me ne sbatto altamente, proviamo. Attenzione, attenzione, s'il vous plaît, ladies and gentlemen, il signor Luigino per la modica cifra di 25 milioni di euro a stagione, per un'unica stagione, avrebbe accettato il nostro contratto. Quindi noi, proprio per non saperne leggere né scrivere, visto che la scelta non è poi così ampia, clicchiamo su assumi, spendiamo questo milione di dollari così come bonus iniziale, giusto per gradire, e assumiamo il signor Luigi Hamilton. Guarda che bene che sta con la tuta Alfa Tauri, eh? Bene, a questo punto, dopo praticamente che andremo a svuotare le casse della squadra, noi dovremo andare ad ingaggiare un secondo pilota. Ma noi potremmo fare una cosa che avevo già un po' ipotizzato, cioè quella di promuovere lui, che tra l'altro ha anche un punto sviluppo, e glielo diamo su Surpass, così, e promuoverlo come secondo pilota, in modo tale che cresca bene. E poi ce ne prendiamo un altro come terzo. Quindi gli rinnoviamo fondamentalmente il contratto come seconda guida. Gli alziamo lo stipendio a boh, a caso così. Non gli diamo il bonus perché già te lo daremo se arrivi sul podio così. Proviamo a offrirgli un contratto un po' a caso così. Perfetto, il signor Theo Pourchaire sarà la nostra seconda guida per le prossime stagioni. Eccolo qua, promosso. Così quello che risparmiamo con lui lo diamo a The Hamilton. Ora però dobbiamo prendere il terzo pilota. Come terzo pilota ci sarebbe questo caro Oliver Bearman, uomo barba, può essere che voglia dire. Che è molto giovane, 18 anni, io lo prenderei più che altro per l'età, comunque ha una potenziale di crescita alto, che è quello che mi interessa. Io andrei a proporre a lui il contratto proprio così a caso. Sì, ma sei quel cazzo collaudatore. Glielo facciamo di 2 stagioni. Stipendio gli diamo 300.000 e vediamo cosa dice. Ok, proviamo a lasciare 300.000, ma dagli 3 stagioni. No, vuole comunque più soldi. Sto maledetto uomo barba. Ok, a posto, assumiamo come nuovo collaudatore Oliver Bearman per le prossime 3 stagioni. Bene, sono cambiate un po' di cose all'interno della squadra, perché adesso abbiamo Lewis Hamilton come prima guida, Theo Pourchaire come seconda e Oliver Bearman come test driver. Andiamo quindi ad avviare ufficialmente la nuova stagione, la terza alla guida dell'Alfa Tauri. Benvenuti nella nuova stagione. Bene, ci danno 95 milioni di sponsor, quindi bei soldini, più altri 5 circa, quindi dobbiamo arrivare a circa 100 milioni di finanziamento a stagione, di cui 25 se li prende Hamilton, e subito ci danno come entrata circa 30 milioni, quindi siamo come saldo iniziale a 21 ad inizio stagione. Perché forse ci sono gli ingaggi, vabbè, comunque, ok. Nuovo obiettivo stagionale per questa stagione sarà il quarto posto migliore, ma secondo me dopo cambia, quindi vediamo. Per quanto riguarda il resto rimane tutto invariato, cioè verranno già state cambiate l'assegnazione dei punti la scorsa stagione, 10 punti al primo, poi a scendere fino all'ottavo posto. Ora dobbiamo scegliere il motore. La scorsa stagione abbiamo Kurs con il motore Ferrari, che ci ha fatto comunque vincere il campionato. È quello che costa di più di tutti, 20 milioni. Però io direi di rimanere con questo motore, dato che appunto abbiamo vinto. Perché cambiare? Quindi confermiamo. E gli diamo subito 20 milioni, così rimaniamo con 1 milione in cassa. Yeah! Però sono entrati i soldi nuovi. Quindi siamo a posto.
Mancano 74 giorni al Gran Premio del Bahrain, quindi adesso andremo un po' a sviluppare l'auto per la stagione, partendo dal progetto base. Faremo i test che non si vedono, ma del quale comunque vedremo i risultati. Quindi, vedete che è cambiato l'obiettivo stagionale, maledetti, vogliono che bissiamo il successo della scorsa stagione. Andiamo a vedere come sarà composto la griglia di partenza della stagione 2024. Alfa Tauri con Lewis Hamilton e Théo Pourchaire, Ferrari ancora con Leclerc e Sainz, Red Bull sempre con Verstappen e Perez, torna in Mercedes Bottas al fianco di Russell, in Alpine confermati Vettel e Ocon, in Alfa Romeo coppia nuova. Gasly con Albon, quindi Gasly alla fine è andato in Alfa Romeo, è voluto per chiedere troppi soldi. In Haas confermato Verschoor e confermato Magnussen, in McLaren ritorno di Alonso in McLaren al fianco di Norris, in Aston Martin Joe e Schumacher confermati, in Williams Stroll e Ricciardo che va quindi a concludere questa, diciamo, la griglia della prossima stagione. Allora, andiamo subito a migliorare già l'auto della prossima stagione partendo dal telaio. Già così facciamo un altro step in avanti, quindi andiamo, priorità al progetto la lasciamo così. Di ingegneri ne abbiamo un numero abbastanza buono, cioè 15, possiamo fare 4 progetti, quindi diamo 4 intanto a questo. Il progetto sarà terminato il 25 di gennaio. Sbam! Andiamo anche con l'alettone anteriore, così miglioriamo anche questo aspetto della macchina. Anche qui quattro ingegneri. Ora tocca all'alettone posteriore, così usiamo tutte le nostre ore di ATR possibili. Anche qui altro bel step in avanti. Anche qui quattro dei nostri ingegneri. Confermiamo, investiamo questi soldi. E adesso aspettiamo. Abbiamo terminato l'aggiornamento del simulatore di sospensione, quindi poi andremo già subito a sfruttarlo per l'aggiornamento prossimo, dato che abbiamo già terminato il progetto per quanto riguarda il telaio. Quindi andiamo subito dalle sospensioni e utilizziamo le ultime ore di test disponibili. Anche qui ovviamente un passo in avanti lo facciamo. E gli diamo un po' di ingegneri. Abbiamo terminato sia il progetto per l'alettone che quello per entrambi gli alettoni, ecco, sia anteriore che posteriore. Andiamo subito a costruire i pezzi. Tanto Oliver Biermann, che è il nostro nuovo terzo pilota, ha già 2 punti di sviluppo da segnargli. Gli diamo tutti su frenata, che vedo che è un pochino basso. Poi 2 punti sviluppo, anche Simone Resta, glielo diamo su pance laterali, visto che poi lo andremo a sviluppare a breve. A Dick Bamford, glielo diamo su riduzione resistenza aerodinamiche. Al nostro Ben Mitchell su feedback. Ah, e sale 86 di valutazione generale. Terminato anche il progetto per le sospensioni, corriamo subito a produrre questo. Non ne possiamo fare altri, o meglio potremmo, ma non abbiamo a disposizione ore di simulatore, quindi avrebbe poco senso secondo me. Quindi aspettiamo il prossimo, diciamo così, monte ore da sfruttare. Ci sono i test a breve, ne abbiamo montato quasi tutti i pezzi nuovi, tranne le sospensioni, perché ne abbiamo soltanto una. A questo punto qua aspetto a montarle. Adesso scopriremo, secondo il gioco, a che punto siamo con la preparazione alla stagione 2024. Ecco qui i risultati dei test dove su alcune cose siamo molto buoni, tipo sterzata, tipo DRS, tipo alta velocità, ma siamo messi molto male per quanto riguarda raffreddamento motore e raffreddamento freni. Quindi, con i prossimi sviluppi ci concentreremo sul migliorare quel valore lì, perché vedete, siamo messi abbastanza male. Per il resto, comunque, direi buono. Contiamo che già con le nuove sospensioni che andremo a montare, sicuramente miglioriamo un po' questo dato qua, quello per quanto riguarda il raffreddamento dei freni. Anche Hamilton ha un punto sviluppo. Oh, e che cosa potremmo aumentare, il signorino? Io direi riflessi. Stesso discorso per il buon Teo e glielo diamo su difesa.
Dobbiamo ristrutturare il centro collaudo perché le condizioni sono scadenti, migliorarlo costerebbe 15 milioni, ce li abbiamo, ma preferisco eventualmente tenermeli per aggiornare qualche altra parte, quindi per il momento confermiamo la ristrutturazione. È iniziato anche il nuovo periodo ATR, quindi andiamo subito a sviluppare alcune parti fondamentali, soprattutto per quanto riguarda il raffreddamento del motore e dei freni. Andiamo quindi con le pance laterali, visto che è uno, diciamo, delle parti della macchina che influisce sul raffreddamento del motore, e come priorità del progetto gli diamo proprio massima a questo, quindi in modo tale da portare più in alto possibile il raffreddamento del motore. Gli assegniamo ben 6 ingegneri, che così riusciamo ad avere il progetto pronto nel più breve tempo possibile. Poi andiamo a ricercare un altro telaio, so che l'abbiamo già fatto prima, però sempre per quanto riguarda il raffreddamento del motore a noi serve, quindi anche qui gli dedichiamo un po' di ore, diamo come raffreddamento motore il massimo della priorità e anche qui gli assegniamo un bel po' di ingegneri in modo tale che già il 28 di marzo abbiamo pronto questo aggiornamento. Ci sono stati degli altri aggiornamenti, degli altri test conclusi, la seconda tranche. Come vedete, avevamo un po' migliorato il discorso raffreddamento freni, ma rimaniamo comunque abbastanza indietro nella griglia, più o meno confermati invece gli altri valori che io non ho mai avuto così alti. Quindi questo è sicuramente buono, quindi cercheremo di concentrarci su questi due dati qua. Per quanto riguarda lo sviluppo dei componenti, lo stiamo già facendo perché tra pochi giorni saremo in pista in Bahrain, pronti per vedere ed assaporare e goderci il debutto di quel signore lì che vedete alla vostra sinistra con 91 di valore, il buon Luigi Hamilton, che quindi sarà il nostro pilota di punta per la stagione 2024, dove l'obiettivo sarà quello di portare a casa il campionato piloti. Se poi arriva pure quello costruttori, ben venga, ma l'obiettivo fondamentale, principale, sarà quello. Quindi questo episodio di transizione tra una stagione e l'altra con tanti cambiamenti termina qui. Vi invito come sempre a lasciare un like, commentare se siete felici, se avete condiviso oppure no la scelta di appiedare Gasly e Alonso per dare spazio a questo strapagato Lewis Hamilton e al terzo pilota Théo Pourchaire. Io vi invito ovviamente anche ad iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi episodi in uscita dove si inizierà la stagione. Per il momento è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione. Ciao!